tutti e benvenuti o bentornati nel canale, in particolare oggi in un nuovo vlog che inizia di oggi che giorno è? Mercoledì sera, ok? Sono appena rientrata dal lavoro e niente, praticamente adesso mi devo struccare e fare una bella doccia perché vi giuro che oggi è stata una giornata. Ti dico fermate, come si dice qui a Roma. Ho un mal di testa atroce, sono devastata dall'allergia, veramente una giornata no, e quindi ho bisogno di un bel doccione, di lavarmi i capelli e con l'occasione provare anche un sacco di prodottini che mi sono stati mandati da Pomelo, che mi ha dato anche un codice sconto riservato per voi che apparirà magicamente qui e che vedrete giù nell'info box. Siccome ho sempre sentito un sacco parlare di questo brand, ma non l'ho ancora mai provato, sono veramente molto molto curiosa. Prima però mi devo struccare perché se mi faccio la doccia truccata esco fuori tipo panda e io direi che è il caso di evitare. Ok, in tutto ciò ho perso questo orecchino e non potete capire quanto io stia rosicando perché mi piacevano un sacco messi così, ma vabbè. Allora, come struccante voglio provare questo qui di Siglam, che è, appunto fa parte di un'altra collaborazioncina di cui vi devo ancora parlare, che vedete prossimamente nel canale. Quindi adesso lo provo per la prima volta, non vi dico chissà cosa, poi magari dopo averlo testato più volte e anche vari prodotti facciamo un bel video e ve ne parlo. Comunque il pack è molto carino, sembra una maxi pillolona. E quindi dicevo, allora oggi è mercoledì, domani è un giorno molto importante perché è 21 aprile e ci sarà l'inaugurazione del punto vendita Filman a Euroma 2, centro commerciale Euroma 2, qui a Roma, dove inizierà a lavorare la mia amica Rof. E quindi le ho promesso, insomma, che sarei passata per dare uno sguardo al negozio per supportarla e poi anche perché ci saranno dei maxi sconti, mi ha detto, cioè una cosa assurda, ha detto guarda ci saranno un sacco di occhiali scontati a pochissimo, cioè tipo 10 euro ma occhiali di marca, e quindi io anche se ci andrò la sera, quindi chissà se magari troverò comunque ancora qualcosa, spero di sì, però insomma, voglio vedere se riesco a trovarmi un bel paio d'occhiali da sole. E credo che vi porterò con me, così facciamo anche qualcosa di diverso. Approfitto di questa parte di struccaggio per chiacchierare un po' e aggiornarvi sulle varie situazioncine. E poi venerdì pomeriggio, cioè dopo lavoro, e con Leonardo partiamo e andiamo a farci il weekendino lungo, quindi da venerdì a lunedì, perché lunedì è il 25 aprile, a casa fuori. E vogliamo approfittarne per vedere sempre dei paesini lì intorno, per fare le nostre gitarelle fuori porta. Lo scorso lunedì a Pasquetta siamo stati al lago di Canterno, qui vicino Frosinone, qui nel Lazio. Vi posso dire che è stato molto 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 bello, mi è molto, molto piaciuta come gitarella. E adesso per questo prossimo weekend avevo in mente di andare a Talamone, se non sbaglio si chiama, questo paesino che sta proprio arroccato sul mare. Dalle foto sembra stupendo, fatemi sapere se lo conoscete e non vedo l'ora, insomma, di fare questa gitarella. E poi magari andremo sempre nei giorni successivi, nei paesini intorno, sempre lì al lago di Bolsena, in Toscana. Ora vediamo un attimo. Comunque devo dire che questo struccante mi ha struccato molto bene, quindi per ora non brucia per niente agli occhi e strucca proprio tutto, in realtà anche con poco prodotto, quindi per ora l'impressione è buona, però magari lo devo provare
con trucchi un po' più, anche se io non ne faccio tantissimi. Detto ciò, io entro in doccia e ci vediamo dopo, con tutta la parte capelli. Questi comunque sono tutti i prodotti che mi sono stati inviati da Pomelo. Allora, qui abbiamo un shampoo al bambù Deep Cleansing, quindi sembra proprio appunto specifico per una pulizia profonda, e poi il Peach Paradise, che è praticamente un balsamo al cocco, e li proveremo entrambi perché farò appunto lo shampoo e metterò anche il balsamo. Poi due maschere capelli che ho visto un sacco su Instagram, però oggi non faccio in tempo a farla, ma sicuramente la prossima volta la farò e ve ne parlerò. E sono appunto la Vanilla Boost e il Peach Colada, e sono appunto due maschere per capelli. Queste sono quelle che vanno messe un pochino in frigo prima di applicarle. Poi uno shampoo secco sempre al bambù. E questo tornerà sicuramente molto molto utile in quei giorni in cui i capelli tendono a sporcarsi un pochino, ma non abbastanza per essere lavati. Vedete, uno shampoo secco senza aerosol con argilla vulcanica e carbone di bambù. E poi due sieri dei quali uno lo andremo ad utilizzare. Proveremo questo qui, il Vanilla Elisir, e abbiamo appunto il Vanilla Elisir e il Peach Gloss, che sono questi due sieri da applicare dopo il lavaggio a capello umido o appena asciutto, e anche il turbantino pomelo da mettere dopo il lavaggio. Quindi adesso entro in doccia e poi vi dico. Ok, qui è il mio meraviglioso turbantino pomelo, che non potete capire quanta acqua asciuga. Sono fuori, non dal tunnel, ma dalla doccia. Ma state vedendo le occhiaie, quest'anotte ho dormito pochissimo. Vabbè, e proviamo appunto queste cuccine che mi ispiravano parecchio. Vaniglia Elisir, è appunto un siero per capelli, qui dice: applicare 1-3 gocce sulle punte dei capelli asciutti o umidi e procedere con lo styling. Quindi, tra l'altro, i packaging sono meravigliosi, ma la cosa che amo di questo brand è il profumo, ragazzi. Allora, 1, 2 e 3. Hanno delle profumazioni, fragranze, come le volete chiamare, assurde. Allora, come avete visto, mia mamma mi stava asciugando i capelli e io sono a dir poco sconvolta. Ora non so sinceramente come farvi vedere, ma sono super super morbidi. Cioè, così è senza piastra, soltanto col Asciugamene phon. pure Vabbè, mia mamma che parla con Oliver. Però sono proprio, cioè, peccato che non rende bene nel video, ma sono super morbidi e lucenti. Poi vediamo se riesco a fare un'inquadratura migliore col supporto della mamma. Ok? Un po' famina, ma lo sai. Oh, e decidi te, o arriva a mangiare o arriva No, la piastra. facciamo la piastra. Da bimba viziata, mo tutti nei commenti mi diranno che sono viziata. Cavolo, lo so pure con loro una mamma che iniziava. Sì. Io comunque in tutto ciò ho mangiato. I capelli ve li faccio vedere domani con la luce del sole, perché veramente così non rendono, ma sono super super contenta dell'effetto finale. Sono lucidissimi, potete capire. E a questo punto sono super curiosa di provare una delle maschere. Sì, guardavo lì perché mi guardavo allo specchio. Adesso, allora, ho già preparato la borsa per la palestra di domani. E ho cenato appunto e sto aspettando Leonardo che mi passa a fare un salutino dopo lavoro, ma proprio una cosa molto molto veloce.
faremo magari una mezz'oretta così insieme, anche perché poi domani dormiamo insieme. E domani sarà una giornata assurda perché io ho palestra e poi vabbè tutta la giornata lavorativa, poi stacco e vado diretta da Ross all'inaugurazione che mi ha confermato che posso vloggare, quindi vloggerò, vi porterò con me e poi tornerò a casa a una certa ora, non so bene ancora quando, e dovrò necessariamente preparare la valigia per i 3 giorni. Anzi, per quasi 4 perché partiamo venerdì pomeriggio, quindi tutto sabato, tutta domenica, tutto lunedì e comunque però anche venerdì sera. Sto veramente in alto mare perché oggi non ho avuto proprio tempo di farmi almeno una lista delle cose da portare e dovrò farlo per forza domani sera, ma proprio a ridosso perché poi venerdì. Leonardo appunto domani sera dorme qua e venerdì lui fa mattina, quindi uscirà di casa alle 5, anzi anche prima, e io ho palestra, poi torno praticamente in pausa pranzo, no, anzi direttamente quando stacco alle 6 a casa, Leonardo mi passa a prendere e andiamo, quindi per forza domani sera devo fare questa dannata valigia. Avrei avuto anche un compleanno domani sera. Ma non posso per forza andarci, andrà soltanto Leonardo perché veramente io poi parte con l'inaugurazione di Ross, ma poi non ho proprio il tempo tecnico di fare queste altre cose. E in tutto ciò, Noemi ancora non vuole nascere. Guarda che è il tuo! Perché oggi praticamente, che appunto è 20 aprile, mia cugina ha fatto il nuovo monitoraggio, tutto ok. Gli hanno detto che lo faranno nuovamente venerdì. Quindi Noemi proprio si fa desiderare. E io sto sempre, ero convinta che nascesse oggi. Sto sempre con questa cosa, oddio, chissà se nasce oggi, chissà se nasce oggi, chissà se mi sveglio con la chiamata. Ero convinta che nascesse oggi perché ero convinta che dovesse essere toro, appunto. E invece no. E poi, tra l'altro, mia zia Rita, che è la nonna di Noemi, è nata il 20 giugno, quindi dice ok, prende il numero di zia. Domani in realtà è il compleanno di Roma, è quando è nata a Roma, quindi forse il 21 aprile nascerà anche Noemi, non lo so, però comunque è tutta una cosa che mi dà ansia, vorrei che partorisse magari adesso e non quando sono fuori. Un disastro totale, cioè veramente stress a go-go. In questo periodo, anche perché la settimana prossima si preannuncia, cioè io veramente stavamo parlando ieri con Leonardo della serie, ma noi non abbiamo un giorno di tregua, cioè perché comunque poi lunedì sera torniamo da questa vacanzina, io il martedì ho le unghie, il mercoledì ho il dentista, il giovedì c'era qualcosa che adesso mi sta sfuggendo. Venerdì dovrebbe esserci il compleanno di Amanda e il 30 la mattina andiamo a fare una cosa bellissima con Leonardo, che vabbè però non vi dico perché è una cosa proprio nostra e magari poi più in là ve lo dirò e il pomeriggio ho il laser. Sì. E poi non so se quel sabato vado nuovamente a Pavona. Di sicuro ci vado il 1º maggio. Però magari se è andata Noemi, vorrei andare a spupazzarmela quel sabato lì. Un disastro. Buongiornissimo. Caffè? Allora, io sono appena uscita dalla palestra. Sono devastata. Oggi ho fatto gambe. È stato molto intenso. Vabbè. E Madonna, le zanzare qua fuori, cioè qui si apre il finestrino, sono morta. Comunque, oggi appunto è giovedì 21 aprile, è il compleanno di Roma, è il giorno dell'inaugurazione di Ross. Sono 8 mesi che sto con Leonardo e spero sia anche il giorno di nascita di Noemi. Va a capire. E niente, io adesso torno a casa, faccio una bella colazione perché
ne ho proprio bisogno e poi mi trucco, mi preparo e vado al lavoro e in realtà mi devo, diciamo, agghindare come se, cioè nel senso non ripasso a casa dopo lavoro prima di andare da Ross. In realtà non pensavo di mettere chissà cosa, anche perché oggi il tempo è orribile, quindi non posso neanche sfoggiare le mie nuove scarpe, perché col cacchio che le faccio bagnare. E però vabbè, vediamo un attimino. Comunque, guardate questa allergia cosa mi sta facendo. Mi secca da morire la pelle e si screpola. Che schifo che faccio. Allora, sicuramente non siete abituati a vedermi così tanto truccata, perché non sono abituata neanche io, ma ho girato un Get Ready With Me con le cose che mi sono state inviate da SheGlam, e quindi ho provato vari prodotti e quindi mo c'ho sto mascherone. Boh, non sono proprio più abituata a truccarmi. Poi in generale io anche correttore e cose varie non è che lo utilizzi moltissimo, però devo dire che ogni tanto male non fa, cioè nel senso cambiare, truccarsi un pochino di più, secondo me è anche faiga come cosa. E niente, io adesso sto andando al lavoro e mi aspetta una giornata parecchio intensa, direi. Qui a Roma c'è un tempo orribile, ha piovuto, vi giuro, 10 gocce sono cadute, tutte piene di sabbia, quindi avevo lavato la macchina venerdì scorso, ovviamente adesso nuovamente grigia, e soprattutto questo tempo non mi fa respirare con l'allergia, ma va bene così. Forza, dai che mi sento che oggi nasce Noemi, dai, è bella di zia. Allora, come potrete dedurre dal mio rossetto andato, è passato un po' di tempo, ho anche mangiato, sono le 3:40, sto facendo una piccola 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 pausa. E la situazione meteo qui a Roma, veramente meh, cioè prima ha piovuto di nuovo sabbia, e vabbè, spero che quando mi metterò in macchina alle 6 per andare da Ross, non faccio il diluvio universale, almeno quello. Sono super soddisfatta. Comunque sono super soddisfatta dei miei capelli. Cioè, guardate come sono lucenti. E soprattutto al tatto sono super morbidi e profumano tantissimo. Quindi veramente sono super curiosa di provare le altre maschere di pomelo, e poi vi farò sapere. Madonna, non sono più abituata ad essere truccata così tanto durante il giorno, quindi spesso magari mi tocco il viso, eccetera. Detto tra noi, non vedo l'ora di struccarmi, perché non lo so, non mi piace star tutto il giorno truccata, anche perché, ripeto, poi mi lacrimano gli occhi da morire per colpa dell'allergia. Spesso mi tocco il viso, boh, mi vedo un po' impiastricciata. Però comunque regge, nonostante tutto, regge. Allora, io sono appena arrivata al centro commerciale, ho anche trovato subito parcheggio e non ho neanche trovato traffico, quindi questo è un giorno gioi glorioso. Fanno 21 gradi ed è il 21, queste cose mi fanno incazzare, scusate. E niente, quindi adesso io vado su. E in pausa pranzo ho sentito al volo Ross, ha detto che, cioè, ha mandato una foto, c'era tantissima gente, quindi vediamo un attimino quello che riesco a riprendere, quello che è rimasto, vediamo un pochettino e ci aggiorniamo più tardi. Ok, io sono arrivata, c'è anche Ross all'azione, adesso vi faccio vedere. Questo è il punto vendita, sta praticamente proprio di fronte alla Coop, quindi non vi potete sbagliare, qui dove c'è Natale, questo è Ross che lavora. Non mi faccio vedere se non si emoziona. Collaboratore. Tu? No, cliente. Non ti riprenderti, vai. Allora, io mi sono presa questi per me da sole, graduati. Questi da vista. E poi, dato che ce n'è in omaggio, anche questo da sole, sempre graduato. Grazie.
vestiti da sole mi piacciono un sacco, sono molto più sbarazzini. Invece quelli da vista sono carini, questi mi piacciono un sacco. Allora, adesso stiamo facendo tutte le scartoffie varie. Ho preso appunto questi, questi e questi qua. Ora ovviamente sono senza lenti, però questi mi piacciono un sacco. Questa è rossa al lavoro. Forse mi sto lavando gli occhiali con l'ultrasuoni. Che schifo! Però è molto figa questa cosa. Mi sono fermata al volo a prendere un pochino di pizza, così ci ceno. Allora, ho fatto tutto, ho mangiato, scusate ma mi rimetto l'apparecchio. Ora sono in macchina e sono pronta per tornare a casa. Vi dico che sono super soddisfatta di aver preso questi occhiali e vi straconsiglio, se avete bisogno anche voi di occhiali da sole o comunque da vista o da sole graduati, di fare un salto qui alla Filman, perché vi dico che, allora, innanzitutto Ross mi stava dicendo la Filman garantisce il miglior prezzo di mercato. Cosa significa? Significa che se voi su internet trovate un paio, che ne so, di Ray-Ban che vi piacciono, arrivate al punto vendita Filman e li trovate quel modello lì, quel paio d'occhiali lì a facciamo conto 120 euro, quando voi invece su internet li avete visti a 90 euro, voi fate vedere l'occhiale che avete, dove lo avete visto a quel prezzo, e loro vi fanno, la Filman vi fa uno sconto del 10% sul prezzo che avete trovato voi. Quindi se io trovo su internet un occhiale da sole che mi piace a 90 euro, arrivo qua al negozio e fatalità costa di più, la Filman lo vende a 120, a me mi fanno uno sconto del 10% su 90 euro sul prezzo che ho trovato. Quindi di base già questa è una svolta, perché garantisce appunto il miglior prezzo sul mercato. In più considerate che adesso c'è questa promozione dove praticamente la coppia di lenti l'ha andata a pagare 25 euro, che siano graduate o non. La coppia la pagate soltanto 25 euro, e a quel prezzo dovete soltanto aggiungere il prezzo della montatura. Ma per dirvi, una montatura Filman carina l'ho pagata tipo 19,90 euro. Quindi voi vi fate un occhiale completo ad un prezzo stracciato. Tra l'altro, se voi prendete due occhiali da sole o da vista, cioè due occhiali, facciamo così, il terzo è gratuito, pagate soltanto la montatura, non pagate le lenti. Quindi, per farvela breve, io con una centinaia di euro ho preso tre occhiali, tutti e tre graduati. Cioè, un paio li ho presi soltanto da vista, perché come vedete io da diversi anni ho questi qui, mi piacciono molto, però ho bisogno anche di vedermi con un modello un po' più leggero, dato che adesso li sto indossando sempre di più gli occhiali, specialmente per guidare, prima non li utilizzavo, adesso sì. E gli altri due da sole, anche quelli sono graduati, quelli gialli. E poi vabbè, un paio di quelli è per Leonardo, però per dire, è un prezzo super conveniente. Per farvi un paragone, io quest'inverno alla Now un paio d'occhiali da sole graduati li ho pagati praticamente 69 euro la montatura e qualcosa tipo come 90 euro le lenti graduate, per farvela breve 140 euro un paio d'occhiali da sole graduati, ma della Now, neanche di marca. E mi hanno dato tantissimi problemi, perché comunque non mi capivano, cioè mi avevano sbagliato la gradazione, ci è voluto tantissimo, è passato tipo un mese, mentre qui oggi mi hanno detto che nel giro di una settimana me li danno. Quindi io ve li consiglio vivamente. E soprattutto sono molto contenta per Ross, perché comunque l'abbiamo molto, cioè l'ho vissuto molto il suo percorso universitario, è spesso stata un po'
amareggiata, si sentiva un po' sconfitta durante il percorso e soprattutto era molto spaventata per il dopo. Mentre, guardate, Ross è proprio l'esempio che, anche se qui in Italia la situazione lavorativa non è delle più rose, chi però si impegna, chi se lo merita, un modo lo trova, cioè la vita lo ripaga sempre. Questa è proprio una filosofia di vita che faccio, cioè io lo dico sempre: se sei una brava persona, se sei la persona corretta, alla fine non si sa quando, ma la vita ti ripaga. E con questa perla alla Gigi Marzullo io parto, anche perché è mezz'ora, io spero che non sia scaduto il parcheggio, e mi dirigo verso casa. Ok, sono appena arrivata a casa e mentre guidavo per tornare ho tipo realizzato che io stasera devo fare lei, per forza, perché sennò domani quando la faccio, che la mattina vado in palestra, poi vado al lavoro, insomma. Ora, sistemo queste cosine che ho comprato, anzi, ve le faccio anche vedere al volo. Tanto sono veramente delle stupidaggini. Allora, ho preso un po' di pizza bianca, qui c'è scritto cotta a legna, vabbè. Poi, le piadine, queste qui stavano in offerta al Farro, abbiamo ispirata le fettine di formaggio fuso a fette, queste qui insomma tipo sottilette da fare con le piadine, mozzarella, cochina, birretta e patate da fare nella friggitrice, poche cose, ho detto l'essenziale proprio. Ora sistemo tutto quanto. Oliver, ma perché miavoli così? Allora, è stato tutto il giorno da solo, effettivamente. Quando sta da solo e va alla ricerca di attenzioni, poi miavola in questo modo. Ma a me prende un accidente perché ho paura che sta male. Vabbè, comunque, sistemo la spesa e poi passa la valigia. Valigia, cioè missione valigia correttamente compiuta. E nel frattempo è arrivato anche Leonardo. Mi siedo adesso dopo non so quanto, cioè non riesco neanche a contare tutte le cose che ho fatto oggi e che tra l'altro devo ancora fare, perché mi devo ancora struccare e editare questo video, che spero vi sia piaciuto. Fatemelo sapere già nei commenti. Io vi ringrazio per averlo visto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao, scusate ma sono sfinita.